una 28enne è stata aggredita dal suo ex fidanzato e in gravi condizioni. È stato difficile ripercorrere questi mesi. Vi prometto che quando avrò finito di fare tutto quanto mi fermerò a parlare. Ora cerco di rimanere concentrata. Al tribunale di Rimini ha condannato Edson Tavares a 10 anni di carcere per lesioni gravissime. L'aggressione con l'acido a Jessica Notaro, condannato in appello a 15 anni l'ex fidanzato. Poco fa la Cassazione ha confermato la condanna, 15 anni, 5 mesi e 20 giorni di reclusione per Edson Tavares. Ciao Jessica. Ciao Ele. Non sai che piacere veramente che ti ho qua questa mattina con tante lotte, battaglie che facciamo anche noi qui. Con una mamma, hai visto questa mamma disperata prima che cerca verità terribile per la figlia. Con il caso di Saman stanno cercando questa ragazza nei campi, vedi, sta accadendo proprio in questo momento in diretta, una giovanissima che si era rifiutata di amare in un matrimonio combinato il cugino, qualcuno che non avrebbe mai amato per tutta la vita. Ecco, tu 2 mesi dopo l'aggressione con coraggio eri nell'aula del tribunale di Rimini per il rinvio a giudizio del tuo aggressore, di quello che era il tuo ex fidanzato. Guardate. È arrivata questa mattina in tribunale a Rimini Jessica Notaro, la donna sfregiata a gennaio con l'acido dal suo ex. A bordo di un'auto bianca coperta da un cappuccio ha raggiunto l'aula per partecipare all'udienza che ha rinviato a giudizio per stalking il suo aggressore, adesso in carcere. In aula, con l'occhio coperto e una maschera di gomma sul viso per proteggere le ferite, maschera che non ha esitato a togliersi per mostrare al giudice la violenza subita. La regione Emilia-Romagna sarà parte civile nel processo. Ecco, nel tuo libro Jessica, nata sotto una buona stella, racconti, no, tutto quello che è stato il percorso, il tuo percorso. Io l'ho seguito come giornalista da distante prima, e poi ti ho conosciuta. E era il tempo di Ballando con le Stelle. Volevo, ma già lì, soprattutto come amica, mi sei stato vicino, questo va ti ringrazio. Guarda, veramente prima di aver visto quel pezzo di nuovo so quanta rabbia c'era, no? Quando hai detto io continuo a parlare perché volevano farti stare pure zitta, oltretutto. Sì. Oltre al danno pure la beffa. Tutto quello che avevi vissuto, sì. Bisognava stare, sì, pure zitte. Sì, incredibile, incredibile. Quando ci ripenso ancora mi viene il nervoso, sì. Ecco, per cui hai passato tutta una serie di cose, no? Di passaggi nel processo. Prima dicevo che durante i processi le donne vittime di violenza si devono difendere 2 volte. A te che cosa è successo, Jessica? È proprio vero. Guarda, ricordo perfettamente, peraltro è una cosa che racconto nel libro, che quando mi trovavo in aula, se non sbaglio in primo grado, mi sono ritrovata davanti a questi sorrisini, queste battute di uno dei suoi legali e ad un certo punto il giudice l'ha ripreso e gli ha detto: guardi avvocato, in questo processo non c'è niente da ridere. E lui ha detto: no, ma guardi, no, non sta, no, in questo processo si fidi, non c'è proprio niente da ridere. E in un attimo di silenzio, di gelo, subito dopo io mi sono permessa di dire: guardi avvocato, con tutto il rispetto per il suo mestiere, però mi sembra assurdo che io debba trovarmi sul banco degli imputati ed essere beffeggiata in questo modo. Era così visibile quello. Lui si è alzato, ha fatto tutta la sua sceneggiata, si è tolto la toga. Allora io così me ne vado. Dopodiché il giudice ha detto: guardi, se lei esce da questa porta non rientra più. Quindi lui ha smesso di fare tutta Senti, la sua performance e il suo show e si è rimesso la toga ed si è riseduto. Allora, lui condannato a quanti anni? 15 anni, Tavares? 5 mesi e 20 giorni. 15 anni, dici anche i giorni, sì, giustamente. Certo. Conto. Senti, anche i da giorni. Lui nemmeno mai una parola su quello che ti ha fatto. No, mai. Lui continua a negare.
Ma è normale, perché questi soggetti non è che non negano per paura di inciampare nel senso di colpa, loro temono il senso della vergogna, che è un'altra cosa, ben diverso. Questi soggetti non provano empatia, quindi non hanno sensi di colpa. Lui non si sente in colpa per ciò che ha fatto, lui sa benissimo ciò che ha fatto e non se n'è assolutamente pentito. Allora, nel tuo libro, Nata sotto una buona stella, nelle ultime pagine parli di questa parola che ricorre spesso in tanti casi che noi trattiamo, che è il perdono, no? E di quanto sia difficile lasciarsi tutto alle spalle. Sentiamo. L'aggressione mi ha costretto ad attivare nuove risorse. Ho imparato a vedere meglio, più in profondità, a notare e ascoltare percezioni che prima nemmeno mi rendevo conto di avere. Saranno loro a indicarmi il momento in cui potrò perdonare il mio aggressore e finalmente camminare più leggera. Credo sia passato troppo poco tempo perché possa illudermi di non sentirmi ancora coinvolta da questa vicenda. Ogni giorno ne dimentico un dettaglio, faccio fatica a ricostruire l'ordine cronologico di alcuni episodi, ed è un bene, significa che la mia mente sta guarendo, ma per anni la sera mi sono girata di scatto vedendo spuntare ombre immaginarie da ogni cespuglio, mi sono girata ogni rombo d'auto appena più forte del normale, mi sono sentita seguita ogni qualvolta ero in macchina. Ecco, Jessica, è molto difficile parlare di perdono verso un soggetto, non lo vorrei chiamare uomo, chiamiamolo soggetto, che non ha accennato a un minimo pentimento. Infatti non ci può essere perdono se non c'è pentimento. Infatti quando io parlo di perdono, io penso che un domani, quando sarò pronta, lo farò solo ed esclusivamente per me stessa, per voltare pagina. Quindi lo perdonerò probabilmente dentro di me, però a lui io non devo dire niente e ci penserà Dio a perdonarlo, no? Senti, com'è tutta questa vicenda e questa vita che ti è caduta addosso? E tu però nel libro dici che ti è servito tutto, no, per andare in profondità e per risalire più forte di prima. Che cosa significa? Cosa ti è successo? Solo quando tocchi veramente il fondo e ti spingi sul fondo puoi risalire, ma devi toccare il fondo prima, se no non risali, non ce la fai, non hai la forza per farlo. Io penso di aver toccato il fondo e dopo qualche mese all'uscita dall'ospedale, sai, quando ti ritrovi sola col tuo problema, col fastidio, col dolore a livello funzionale in special modo, e lì c'è stato un momento in cui non ho mai pensato di mollare, però ho iniziato a comprendere cosa scatta nella testa delle persone che decidono di mollare. Però io ho pensato: non posso mollare perché io non posso darla vinta a lui. Assolutamente. Forse. Tu pensi che sia stata fatta giustizia o che 15 anni comunque siano pochi? No, io beh, chiaro, sarebbe ipocrita dirti. Se fossero stati 30 sarei stata ancora più felice. Però in realtà sono comunque soddisfatta dell'esito e soprattutto del grandissimo gesto di rispetto che la giustizia ha avuto nei miei confronti e nei confronti di tutte le vittime come me, di non togliere nemmeno un giorno. Infatti per quello conti pure i giorni. Sono rimasti famosi 5 mesi e 20 giorni, non un giorno di meno. Questo è stato un segnale fortissimo. Senti, Jessica, stanno cercando Saman. So che tu ci tenevi anche a fare un commento a quello che sta succedendo, a quello che
è accaduto ha dovuto subire questa ragazza che si è rifiutata di un matrimonio combinato. Le dirette ci sono ancora, ci sono i carabinieri, come state vedendo, i carabinieri continuano le ricerche, stanno arrivando anche altre, diciamo, sostegni proprio per anche te a livello tecnico per cercare in quel campo. Cosa ti senti di dire oggi? A questo caso, perché io abito lì a Novellara ora ed è successo proprio vicinissimo, stanno facendo le indagini, la stanno cercando proprio molto vicino dove mi trovo io, cioè questione di un chilometro, quindi noi che siamo lì sentiamo tutte queste vibrazioni molto forti da vicino e è inconcepibile come ancora possano accadere certe cose. Perché una donna si prende la libertà di dire io voglio sposarmi per amore. Certo. Mi viene la pelle d'oca, guarda. Mi viene veramente la pelle d'oca. Senti, io ti ringrazio veramente per essere stata qui. Grazie a te, come il sempre. Il messaggio è quello di denunciare sempre questo. Assolutamente, diciamo, sì. Di non avere paura. Assolutamente, di non avere, sì, paura, però che le istituzioni comunque le proteggano, le donne. Perché bravissima, anche questo va detto. Bravissima. Perché a volte questo non succede. No, infatti le donne vanno incentivate a denunciare. Bravo. Promettendo loro la tutela adeguata. Io lo dico sempre. Nata sotto una buona stella, Jessica Notaro. Grazie, grazie Jessica. Grazie Leonora. Grazie. Per essere stata qui. E sai che ogni qualvolta tu vieni, insomma, per noi è come stare in famiglia con te, per cui ti ringrazio e vieni a trovarmi presto. Verissimo. Grazie a voi.